scudetto non è vinto, mancano 15 punti, clima surreale al Maradona che incide sulla squadra, così Spalletti poco fa ne parliamo insieme a voi. Partiamo. Buongiorno, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, sono molto felice che sia qui in studio Francesco Marciano. Eccomi qua, buongiorno a tutti, ciao Dario. Ciao Francesco, bello, che piacere meraviglia averti qui in studio con Radio Marte. Francesco Marciano vi tiene compagnia martedì, mercoledì e giovedì dalle 20 alle 21 e non solo, anche in altri giorni ovviamente qui su Radio Marte. Benvenuto in studio per Radio Marte. Com'è? È un piacere veramente, lo sai, ne abbiamo parlato tante volte, quindi da parte mia è solo un orgoglio poter essere marziano, ce l'avevo dentro. Nomen. Esattamente, no? Esattamente. Puntata speciale oggi, sino alle 14, ovviamente commenteremo le dichiarazioni di Luciano Spalletti, rese poco fa, qualcosa ascolteremo anche dalla voce del tecnico del Napoli, parleremo anche di Victor Osimhen, perché siamo con gli amici di Canal Plus per uno speciale su questo grande attaccante. Allora vi chiediamo subito anche al 339-666-9990 quanto conta in questo Napoli Victor Osimhen, quanto è mancato col Milan, quanto mancherà anche con Lecce, perché il tecnico ha detto che salterà anche la gara domani sera e poi potrebbe farcela per Milan-Napoli. Allora quanto è importante il ritorno di Victor Osimhen nella gara di andata di Champions League Milan-Napoli? 339-666-9990, ma anche tra un po' filo diretto 081-63-6363 su questo argomento ed anche con Enrico Fedele. Intanto, Spalletti che dice lo scudetto non è vinto, mancano 15 punti e il clima, soprattutto il clima sul quale abbiamo dibattuto in questi giorni, certo, molto a lungo, anche con tanti tifosi, con esponenti anche delle curve, quanto è importante che si ritrovi il clima giusto è al Maradona. E credo sia fondamentale, più che importante, proprio credo che la presa di posizione degli amici, dei ragazzi della Curva A sia stata molto intelligente, molto importante, e mi aspetto che ci sia altrettanto dall'altro lato, perché non solo parlo dall'altro lato, dall'altra parte della barricata, tra virgolette, se vogliamo parlare di questo, perché loro hanno detto ok, noi non vogliamo fare nessuna guerra, vogliamo solo essere liberi di andare allo stadio, di tifare, quindi presenteremo la documentazione eccetera, quindi ci aspettiamo a questo punto che dall'altro lato arrivino le autorizzazioni giuste e che tornino con il Verona finalmente tamburi, striscioni, bandiere importanti, e che soprattutto non venga mai meno il supporto proprio della tifoseria organizzata, perché tante volte Dario si dice non ci volete e poi adesso vi manchiamo, in realtà la gente non è che non voglia i gruppi organizzati, la gente non vuole i delinquenti che si nascondono dentro, certo, magari ovviamente, i gruppi organizzati, perché anzi i gruppi organizzati hanno nelle corde un qualcosa che tutti gli altri tifosi comuni non hanno, cioè aiutare la squadra a essere sostenuta, e loro sono bravi perché coinvolgono tutto il pubblico. Esatto, lo zoccolo duro di tutte le tifosi d'Italia, e questo noi dobbiamo ribadire, un distinguo assoluto da fare, perché poi le sfumature, i confini sono labili, certo, qualche volta, certo. Noi siamo assolutamente contro la violenza, siamo contenti se il Napoli, il presidente De Laurentiis vuole estirpare la violenza o le persone che minacciano, occupano posti non loro, soprattutto intimano gli altri di non tifare o di togliersi, come è successo purtroppo in Curva B, no? Abbiamo avuto anche testimonianze di persone, di anziani, certo, di donne, di bambini che sono fuggiti dopo quello che è successo, quindi condanniamo questo aspetto e siamo contenti se il Napoli, come già fatto, prende le distanze e se De Laurentiis vuole appunto togliere la violenza dagli stadi. Detto questo, gli ultra non sono l'equazione uguale violenza, assolutamente, sono tifosi che hanno una mentalità ultras molto chiara a fianco della squadra, molto integralista, molto rigida, ma che poi si noi può parliamo anche non di condividere. Esatto, si può anche non però condividere, perché ognuno tifa come vuole allo stadio, distinti tribune, ma anche nella stessa curve, però sono quelli che ne parliamo di mentalità ultras, di tifosi veri, bravo, che tifano e non delinquono, non sono violenti, bravo, né verbalmente né fisicamente. Esatto. Questo deve essere chiarissimo. Noi abbiamo criticato in questi giorni De Laurentiis per altre dichiarazioni divisive, certo, su ripresi, su altre questioni. Esatto. In questo senso Spalletti non ha voluto commentare le dichiarazioni di De Laurentiis. È giusto che non commenti. Perché dice il presidente, le cose che dice il presidente sono del presidente, non le commento. Lui ha detto invece mancano 5 vittorie per questo titolo, non molliamo di un punto, nessuno ha detto che siamo infallibili, siete stati voi a dirlo, quindi col Milan era possibile perdere, sì, è la partita più importante della stagione, è importantissima. Ecco, ti chiedo Francesco, poi magari commenteremo ancora le dichiarazioni di Spalletti ascoltando anche la sua voce viva,
Ti chiedo quanto è importante Lecce Napoli. È importantissima, perché è una delle cinque tappe che mancano alla vittoria dello scudetto, e soprattutto Lecce Napoli sono le prove generali per la gara di mercoledì a Milano, ed è una gara fondamentale. La gara di Milano è la gara più importante della stagione, perché abbiamo detto, ormai ci avviciniamo tutti a festeggiare questo scudetto, anche noi giornalisti. Cioè, sì. Cioè, tra l'altro, cinque vittorie in realtà che sono sei, se vogliamo, no? Cioè, se vogliamo considerare anche sì, i 15 punti che in questo momento la Juve non ha, con Napoli con 19 punti sicuramente supererebbe anche le velleità juventine, sì, eventuali. Vabbè, no, giusto per essere così matematici proprio. Sì, bravo. È vero, però sicuramente la gara è importantissima, quella di domani, perché innanzitutto la gara, il Lecce nella gara d'andata ha strappato il pari al Maradona, era l'inizio di questa stagione magica del Napoli, certo. Però ha strappato un punto, quindi bisogna indubbiamente sapere che la partita non sarà semplice. Oltretutto veniamo da un sonoro KO che secondo me ha fatto benissimo, non ha destabilizzato, tolto autostima e sicurezza alla squadra. Secondo me l'autostima e la certezza, il Napoli non può averla persa, perché ha perso 4-0 con il Milan, ci sono 16 punti di vantaggio sulla seconda, c'è stato un campionato nel quale il Napoli ha maramaldeggiato dappertutto, ha preso a pallonate chiunque. Avevo visto uno striscione a Napoli in questi giorni, mi pare a Santa Lucia, è stato bello prendervi a pallonate. La cosa più bella è stata proprio questa, no? Il Napoli ha preso a pallonate chiunque. Allora, quelle sono le certezze. È da questo che il Napoli, secondo me, deve ripartire. Una sconfitta, per quanto cocente, perché è brutto perdere in casa 4-0, però la dobbiamo assolutamente derubricare come un incidente di percorso, soprattutto perché è stata una non prestazione dell'attacco, della difesa, del centrocampo. Nessuno ha giocato bene. Quindi, tutti quanti male. Quindi è un po' troppo brutto per essere vero. Brutto, esatto. Spalletti ha detto che ci saranno alcuni cambi nel salutarti, nel ringraziarti. Francesco Marciano fa parte della famiglia Marziano, ovviamente, quindi lo ritroviamo nei prossimi giorni, martedì sicuramente, stasera ovviamente, per Marte Sport Live, appunto, della sera dalle 20 alle 21 con Francesco Marciano, focus totale sulle Lecce Napoli, immagino. E immagino che magari se a voi va, mi permetto di da traino, è magari. Ovvio. Magari apriamo anche le linee dirette, perché la settimana scorsa ci siamo divertiti molto con il filo diretto. Una volta a settimana, secondo me, ci può stare, almeno nel mio modo di intendere. Assolutamente la sì. Anzi, ti aspettiamo ancora qui, ovviamente anche di mattina. Francesco, grazie. Grazie a te. Un nuovo benvenuto a Radio Marte a Francesco Marciano. Guarda. Grazie, Francesco. Che troviamo stasera 20:21, filo diretto anche con lui. Dalle 20 alle 21, Francesco Marciano per Marte Sport Live della sera. Ciao, buona Francesco. Serata, buona giornata. Ciao, Dario. Buon lavoro. Grazie a Francesco Marciano. Allora, ci fermiamo tra un po', fedele contro tutti, ragazzi, però mi raccomando, 0816363, voglio sapere da voi quanto è importante Osimhen per questo Napoli, quanto sarà o sarebbe importante riaverlo mercoledì col Milan. A tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati, cari amici, che vi parla è sempre Dario Sarnataro, in regia Mario Paligiano, in redazione Emanuela Castelli. Oggi siamo davvero a pieno organico per questa vigilia di Lecce Napoli, domani sera ovviamente lo speciale campionato su questa partita. Allora, su Osimhen, 339-666-9990, quanto è importante per questa squadra Osimhen, quanto sarebbe importante recuperarlo mercoledì contro il Milan? Questo amico scrive: Osimhen muove l'economia di tutta la squadra, il clima giusto a Napoli non c'è mai stato, tra i medi, il presidente, le curve. De Laurentiis non darà mai niente a nessuno, fate una ragione, ma niente deve dare De Laurentiis, ragazzi, se non trovare un accordo per introdurre il materiale ovviamente consentito allo stadio e per distendere gli animi, poi la delinquenza non la viviamo assolutamente. Molti messaggi che arrivano su Osimhen. Mi ricordo anche però che apriamo le linee telefoniche 081 63 63 63. Quanto è mancato Osimhen contro il Milan? Lo chiedo a Stefan Swok. Ciao Stefan, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Grazie per essere con noi. Quanto è importante questo ragazzo per il Napoli? Beh, ma sai, non sta a me dirlo, intanto i numeri parlano chiaro, no? L'unica cosa che non mente mai sono i numeri, quando tu hai tanti gol, quante presenze. 21 gol in 23 presenze, no? Vuol dire che sei indispensabile, no? Poi il Napoli ha adattato molto il gioco alle caratteristiche di Osimhen, verticalizza molto, quando io sulle fasce mettendo questi palloni sanno che possono trovarlo, palla rasoterra, palla alta. Un giocatore che è migliorato molto con l'aiuto di Spalletti e si è visto, no, negli anni.
però è anche vero che il Napoli c'è stato quello che è stato senza Osimhen, ha continuato a far bene, però è un giocatore cui il Napoli non dovrebbe mai rinunciare, non vorrebbe mai rinunciare, certo, no? Certo. Perché è logico che è in un'annata estremamente positiva, un'annata che sta facendo vedere tutte le sue qualità, forse il Napoli gli si addice molto anche nel modo di giocare, e perciò mi auguro che ci sia mercoledì contro il Milan, perché è davvero importante, anche se ho paura che magari, sai, affrettare le cose tu possa perderlo per magari il ritorno e poi fino a fine campionato. Sarebbe grave. Oggi ne ha parlato poco fa Spalletti, dicendo che il percorso di Osimhen si conclude, quello di guarigione clinica, la prossima settimana, e ci sono possibilità di vederlo a Milano. È chiaro che questo amico dice: le partite vinte con Raspadori e Simeone non sono buoni più, vi siete dimenticati. No, però stiamo cercando di capire quanto Osimhen in questa stagione in assoluto è importante per questa squadra. Lo chiedo a un attaccante rimasto nel cuore dei napoletani come Stefan Zvuk, che però ultimamente ha visto anche il Lecce. E com'è questo Perdason, ricordiamolo, commentando Perdason? Com'è questa squadra? Io ho visto il Lecce proprio domenica contro l'Empoli a Empoli. È una squadra che ha difficoltà, è una squadra che ha difficoltà, e lo provano le 5 sconfitte consecutive senza aver mai fatto un gol. Anche a Empoli non ha costruito quasi niente, l'Empoli ha meritato alla fine di vincere, però sai, tu vai a incontrare il Lecce dopo 5 sconfitte consecutive, 0 gol subiti, loro incontrano il Napoli, avranno gli stimoli a 1000. Prepareranno questa settimana senza sbagliare nulla, il Napoli farà un po' di turnover come ha detto Spalletti, però è logico che se anche le seconde linee, chiamiamolo tra virgolette, del Napoli sono nettamente superiori a Lecce, e se dovessero fare la partita che devono fare penso non ci siano problemi. Poi in Italia sai, è sempre difficile giocare, se noi pensiamo che Lecce prima di Inter e il Milan è stata l'unica che non aveva perso a San Paolo. Esatto. E pensiamo anche che Lecce, proprio con le grandi squadre, gioca sempre bene, perché ha fatto 8 punti con Atalanta, Lazio e perdendo solo con Inter e Juventus. Quindi è una squadra che gioca bene, però è una squadra che è in un momento di grossa difficoltà. Però tutti i momenti di grossa difficoltà prima o poi finiscono, no? Anche perché non è una squadra che ha acqua alla gola, ha 8 punti di vantaggio sulla terz'ultima, perciò gioca anche abbastanza tranquilla, è logico che deve tornare a muovere la classifica. E quando tu incontri squadre importanti, incontri la più forte, gli stimoli vengono raddoppiati, perché anche un pareggio contro il Napoli sarebbe un risultato di prestigio. Assolutamente sì, caro Stefano. Ovviamente poco fa Luciano Spalletti ha detto una cosa molto intelligente, giusta, che bisogna fare i punti sino alla fine per portare a termine il lavoro, così come Di Lorenzo, il capitano, l'ha detto negli spogliatoi, così ci ha rivelato il tecnico, dicendo anche sì, forse sono l'ultimo samurai, perché rispetto a tutta questa situazione di festa di azzurro, lui ritiene giustamente, io sono scaramantico, quindi non so se sono anche l'ultimo samurai, sicuramente no, che non è ancora tutto finito, quindi attenzione, perché il Napoli deve reagire domani sera nel modo giusto. Non sono scaramantico per niente, tipo che tutto. Strano, perché tu sei un napoletano adottivo, però. Sì, però sei sempre Stefan Zvuk. Non ero scaramantico neanche quando giocavo, per me il campionato è finito, il campionato del Napoli non può perderlo. Ti dirò, quanti punti di vantaggio? Al momento 16 sulla Lazio. Sì, 16. Non so quanti faranno 16 punti da qua alla fine delle squadre dietro. Ah, ho capito, addirittura in 10 partite? Cioè tu dici, se il Napoli vince qualcuna, non tutti devono vincere tutte le partite, è un po' difficile. No, ma il Napoli... Però Lecce, ecco Stefano, però Lecce, e prima di salutarti, diventa forse più importante del previsto dopo il rovescio col Milan, perché il Napoli ha perso e ci poteva stare, però ha perso in quel modo con i rossoneri. Ma sai, il Napoli quest'anno ha sbagliato pochissime volte, no? Sì. Io penso che in tutto il campionato forse la squadra che li ha messi di più in difficoltà sia stato proprio il Milan, perché anche all'andata, delle partite che ha vinto il Napoli, l'unica che non meritava di vincere, che ha portato a casa il gol di solito, è stata proprio quella a San Siro. Perciò sai, magari come caratteristiche soffre un po' i giocatori del Milan. Io penso che il Napoli abbia sbagliato magari approccio,
sia stata una partita un po' particolare, perché sai, 4-0 in casa contro, certo, contro il Milan. Sai, il Milan è una squadra forte, però insomma il Napoli quest'anno ci ha fatto vedere di cosa è capace, no? Perciò io non farei proprio allarmismi, perché il Napoli ti aspetti ancora domani sera a Lecce, il Napoli solito, quasi, insomma, non sei preoccupato. Aspetto il Napoli solito, anche perché ti dico, ha un allenatore che mi dà estrema fiducia. È un allenatore che sa toccare sempre le corde giuste e sa tenere la squadra sul pezzo. E poi il Napoli ha un'identità ben precisa, può sbagliare una partita, tutti, se noi andiamo a vedere quante partite ha sbagliato il Napoli quest'anno, una mano è troppa anche. Sì, ne avanza una, diciamo, avanza una di dita. Due, tre ne avrà sbagliate, no? Sì, è vero. Perciò sono estremamente fiducioso per la ripresa del cammino, ma non per lo scudetto, perché quello per te è già andato. Vabbè. Allora, molti messaggi che arrivano, vi ricordo ragazzi, 0816363663, il filo diretto che parte adesso, anche per capire quanto è importante, sarebbe importante riavere Osimhen col Milan mercoledì, in questa puntata in cui parliamo molto di Lecce Napoli, ma anche di questa sfida che sta per arrivare. Nel salutarti, Stefano, tu hai avuto rapporti molto belli con tutta Napoli, con i tifosi delle curve, con tutti. Questa situazione che si è creata, che percezione hai avuto? Diceva Spalletti, certo, quel clima non ci aiuta. Allora, non mi è piaciuto la protesta, non mi è piaciuto il modo con cui i mezzi con cui è stata fatta, perché sicuramente non è stato bello per uno come me, che si identifica molto in quella città, vedere che arrivavano fumogeni tra tifosi e tifosi, no? O bambini che dovevano lasciare perché c'è gente che si è picchiata. Io dico che la protesta è giusta, perché anch'io vorrei vedere lo stadio pieno di bandiere. Io non la penso come la pensa il presidente, che lo stadio deve essere un teatro. No, se tu vuoi il teatro, vai a teatro. Giusto. Lo stadio viene vissuto in maniera diversa da tifosi con bandiere e striscioni. È logico che quello che è successo, perché quando io sento dire i tifosi sono delinquenti, no, non è vero, perché non sono tutti così, anzi, certo, la maggioranza è persona per bene, che vive tutta la settimana e che fa dei sacrifici enormi magari per comprarsi il biglietto o l'abbonamento, e anche quelli vanno rispettati. Io spero di vedere uno San Paolo pieno di bandiere il giorno della festa dello scudetto. Però ti dico, non hanno sbagliato la protestare, hanno sbagliato il modo in cui protestare. Cioè, certo, tu puoi decidere di non tifare, ma devi rispettare chi lo vuol fare. Certo, e non creando quei disordini nel caso specifico. Certo, certo. Però sai, non si deve fare di tutta l'erba un fascio. No, questo è chiaro. Perché i tifosi del Napoli sono sempre stati hanno sempre supportato la squadra e lo faranno sempre. Magari hanno scelto una partita di campionato, perché siccome i tifosi non sono stupidi, per quanto siano scaramantici dentro di loro, sanno perfettamente che è arrivato il terzo scudetto. Tifare col Milan o non tifare cambiava poco. Ecco, dici, hanno scelto non gara importante ma non determinante. Va bene, ne parleremo ancora, Stefano. Poi ti aspettiamo a Napoli quando sarà, visto che sei così sicuro. E questa sicurezza mi rende felice, devo dire. Grazie, Stefano, un abbraccio. Grazie forte. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, davvero, Stefano Svuok. Allora, quanto è importante Osimhen per questa squadra? 0816363663, ci ha chiamati Antonio. Buongiorno. Buongiorno, mi è dispiaciuto non parlare con il mitico Stefano, volevo dirgli solo grazie per tutte le emozioni che ci ha regalato. Io sono uno di quelli, io sono dell'88, allora ecco, ne approfitto, allora facciamola per dire questa cosa. Io sono uno di quelli che proprio ha sofferto in pieno Serie B, certo. I Luppi in difesa, vi ricordate? Luppi, sì. Vabbè, Luppi era quasi bravo, anche Coppola. Ma altri, per carità, più Bandieri, altri. Vabbè, erano un po' più... io posso, penso, dire chiaro, non è questo che li sto giudicando come uomini, parlo di prestazioni, certo. Ho sofferto tanto e Stefano è stato un grande. Voglio soltanto dire, ed era una domanda la mia, Inter, Lazio e poi la batosta col Milan, l'eliminazione con la Cremonese. Volevo sapere, secondo voi, nelle partite proprio importanti di cartello, il Napoli non ha dimostrato di essere un pochino a livello tattico, a livello anche mentale? Però ha vinto a Roma, ne parliamo, guarda, fra poco, anche con Enrico Fedele. Mi dici il tuo parere su Osimhen, quanto è importante per questa squadra e quanto sarebbe importante per Milano, per la gara di Champions?
Guarda, io ti dico due cose velocissimo, Dario, e poi ti faccio i complimenti. La prima cosa, Dario, per me Osimhen è fondamentale, numero uno, assolutamente. Se, prima Osimhen e poi tutti gli altri. E poi seconda cosa, dice al direttore Fedele che ha ragione, perché quando dice che l'anno prossimo, forse se fosse in Spalletti andrebbe via, probabilmente ha ragione, perché appena ha perso sta partita, Dario, ha avuto Spalletti critiche da tutte le parti a livello tecnico. Soltanto bene, questo. Grazie Antonio, grazie, buona giornata a te. Ti rispondiamo subito su questi argomenti tra un po', quando Enrico Fedele con il filo diretto allo 081 63 6363, anche su Osimhen, tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci, eccoci cari amici, saluto Emanuela Castelli in redazione, Mario Pareggione in regia, tutti voi all'ascolto, 081 63 6363 per intervenire in diretta sull'importanza di Osimhen, per fare domande ad Enrico Fedele. Fedele contro tutti, Enrico Fedele a tu per tu con gli ascoltatori. Sì, direttore, buongiorno, come sta? Ciao Dario, bene. Tutto bene, ci avviamo alla Pasqua, ci avviamo a Lecce-Napoli soprattutto, e poi dopo Pasqua subito Milan-Napoli. Si parla molto... Pasqua di risurrezione. Speriamo, speriamo assolutamente. Speriamo. Venerdì santo di risurrezione calcistica. Senza essere beh, il venerdì, generalmente il venerdì santo non è una situazione di rilievo, è qualche cosa di... Questo amico scrive: secondo me Osimhen per domani meglio che giochi, perché in Champions già sta in forma fisica. Non ce la fa, forse al ritorno. Ecco, quanto è importante, direttore, questo ragazzo per il Napoli? Dopo la sconfitta col Milan e in vista di Milan-Napoli ancora di più, forse? Molto di più, perché è l'unica alternativa che hanno sulla palla lunga e sulle palle aeree. E poi intimorisce le difese. È vero, ma rispetto quindi, anche al recente passato, quando a settembre è migliorato molto. Oltre che migliorato, è anche un trascinatore della squadra. No, ma un trascinatore lo è sempre stato, delle volte è scomposto, perciò va incontro ad infortuni. Ma mi dicono che lui ha fatto un allenamento nonostante avesse questa cosa, che non aveva detto nulla. Poi ho detto, sento questo dolorino, ma lui poteva benissimo giocare, perché è un alieno da un punto di vista muscolare. Allora abbiamo già Salvatore in ascolto, intanto qualcuno che ci vede al canale 183 e vede un collega che sta girando la telecamera. Non mi sto sposando di nuovo, ragazzi, non vi preoccupate, qualcuno me l'ha scritto, ma c'è cioè Marc-Henri Maisonnot, detto bene la pronuncia più o meno, collega di Canal Plus e non solo di altre TV francesi, collega giornalista e anche appunto reporter, per cui è qui per un servizio che poi vi sveleremo più in là quando andrà in onda su Osimhen, sul Napoli di questo momento. Salvatore, buongiorno. Salve, buongiorno. Sente, volevo dire, niente, volevo complimentarmi col dottor Fedele, perché già tutti, io non ho sentito nessuna domanda da fare, voglio solo complimentarmi, perché le risposte me le dà già tutte lui, perché sta molto avanti e gli faccio tanti di quei complimenti. Solo complimenti. Una domanda, mi dici Salvatore, manca perché ma voglio dire questo, manca lo staff di Napoli. Diciamo da anni. Mi dici perché solo il tuo pensiero, avanti, per favore, su Osimhen, quanto è importante recuperarlo? Ma Osimhen per me è indispensabile, per come gioca diciamo il Napoli adesso, ho visto che è uno che dà proprio alla squadra da una grossa voglia anche di giocare. Sicurezza, è un uomo trainante, quindi credo che adesso possiamo anche dire che non possiamo farne a meno di Osimhen. È vero. Va bene, grazie Salvatore, nient'altro. Per Enrico Fedele, 081 63 63 63, poco fa direttore dell'amico Antonio mi sembra ci aveva chiesto, ma non è che il Napoli tatticamente nei big match perde qualcosa? Si riferiva alle sconfitte con Inter, Milan e Lazio, anche se poi ha battuto Roma due volte, la Lazio e il Milan all'andata. Ma questa cosa mi è venuta in mente, ti dico la verità, perché non ci siamo espressi molto bene né con la Lazio in casa né a Milano con l'Inter, abbiamo perso, però non il solito Napoli, abbiamo subito, e né soprattutto con la Lazio dove abbiamo né con il Milano che abbiamo vinto. Poi in casa c'è stato questo, come ti devo dire, questo blackout generale. Ecco, allora questo blackout generale, che da che cosa è causato? Domanda. La risposta, allora, dalla mancanza di Osimhen, sicuramente. Mancanza dalla mancanza di forma di qualcuno, sicuramente. Spalletti ha detto dalla mancanza di motivazioni, ovvero che il Milan in qualche modo ha fatto capire aveva però più motivazioni, ecco, oppure non una mancanza, una minore, diciamo così, una bravo,
una motivazione minore, perché per il Milan ero dentro fuori, che il Milan se perde sta fuori della Champions. Esatto, così ha detto, no? E quindi sì. Una gara di riempimento verso la Champions. Però mentre questa credo che sia una buriana e quindi passeggera, mi ha messo un pensiero, un brutto pensiero. Cioè? Che mentre noi esultavamo ai sorteggi, perché le tre probabili più forti del Napoli in assoluto, Manchester, erano state evitate, si autoeliminano. Avevamo pescato il Milan, che era la squadra che nelle ultime tre partite aveva fatto un punto, mi pare. Sì. Con la Salernitana, forse, che aveva sì, pareggiato in casa con la Salernitana, con 5 gol in casa con la Sassuolo. E come sempre, come in tutte le squadre, lo fa perché aveva il giocatore più rappresentativo un poco su di forma, come Leao. La fermo perché c'è un amico che al telefono, ma c'è soprattutto Emanuela Castelli con noi. Emanuela, come stai? Esatto. Giusto? Ciao Emanuela. Così si dice. Sì. No, si scherza, no. Con Emanuela, benvenuta anche da parte mia qui, ovviamente, fino a poco fa in redazione, adesso insieme a me per gestire il flusso di telefonate, ricordo 081-6363 per gestire Fedele. Non è vero, buon pomeriggio direttore. Ciao caro. Ciao, Innocenzo, ciao. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Prima di ogni domanda su Fedele, voglio sapere quanto è importante per te Osimhen per questa squadra. È per me indispensabile, soprattutto qui si parla di attaccante, ma lui è colui che inizia il pressing e abbiamo visto che... Ah, anche questo, certo. Il Napoli senza Osimhen perde tantissimo. Va bene, domanda per Fedele, vai. Io volevo parlare un attimo della querela che tifosi della Juventus. Sì. In effetti io sono un tifoso della tribuna. Sì. Però volevo dire il signor De Laurentiis ogni tanto parla di stadio, famiglia e quant'altro. E in effetti lo stadio, quando parla di famiglia allo stadio con il caro biglietti, non può paragonare il Napoli a Milano, ma per nessun motivo al mondo può fare. L'abbiamo detto, no? Reddito pro capite diverso, tra l'altro il Meazza ha 21.000 spettatori più del come capienza, quindi in incasso ovviamente superiore. Poi ogni tanto ci mette il fatto che lui costruisce lo stadio, ad oggi non ha comprato un metro quadro di terreno neppure per i ragazzi della primavera e degli allievi, quindi voglio dire. Ma mi dici un pensiero da trasferire a Fedele, proprio rapidamente, perché siete in tanti a chiamarci. Cioè, il tuo pensiero no, qual è? A Fedele più che altro volevo chiedere questo. Vai. Vista diciamo la poca lucidità, se così poco forma di Anguissa nell'ultimo periodo, sarebbe opportuno insomma vedere un attimo Don Pelé, che lo vedo abbastanza sono anche curioso di vederlo in verità. Grazie. Una partita intera, grazie a voi, grazie a te Innocenzo. Ci potrebbe essere, come no, ma io credo che queste due partite, penso che per domani forse, non so, ecco, sicuramente qualcosa ci sarà in difesa, perché anche Kim ha qualche insulto muscolare. Non so se Lozano Politano è qualche cosa in mezzo al campo, sicuramente cambierà. Credo forse Elmas o Dembélé al posto di uno dei due, sì. Sì, credo di sì. Abbiamo al telefono Vincenzo. Vincenzo, benvenuto su Marte. Beh, ben trovati a voi e grazie per la compagnia che ci fate. Senti, io volevo intervenire rispetto alle parole del presidente De Laurentiis, che ovviamente ha ragione quando dice che vuole tenere fuori le Francia e che lo stadio deve essere uno stadio europeo. Sì. Però io da presidente di un'associazione sportiva per disabili, volevo chiedere come si chiama questa associazione sportiva, Vincenzo? È la Cresicos, l'unica squadra di basket in carrozzina che esiste in Campania. Ah, quindi dopo la Cisaias di Afragola storica, no? Mi ricordo. Sì, dopo, purtroppo eravamo in tre, c'era anche il Luciano, però sì, ricordo, poi sì. Beh, complimenti economici. Poi c'è il basketin, no? Il basketin che sta avendo molto successo anche. Il basketin è un progetto di sport integrato che sì, è un po' lontano dalla non solo in carrozzina, tanto... certo. Che tanto fa insomma per i ragazzi delle scuole per avvicinarlo allo sport. Però volevo dire rispetto a questa cosa, ma come direbbe, che cosa direbbe il presidente De Laurentiis, uno stadio europeo con solo 40 posti per i disabili?
tra l'altro con un solo bagno, e in occasione di Napoli-Milan di Champions i posti sono finiti dopo 25 secondi esatti dalla messa. E qualcuno dice, mi ha segnalato, che non c'è neanche l'alternanza che dovrebbe esserci. Qualcuno mi ha detto non solo, ma noi abbiamo le foto che praticamente gli spalti, la tribuna nitida era completamente vuota rispetto ai posti dei sabbi, cioè dove ce ne potrebbe andare tranquillamente 200. Si poteva allargare, dice. Va bene, grazie Vincenzo per questa testimonianza. Buona Pasqua, salutiamo anche amici Si può dare di più dell'AIAS e di altri che appunto fanno tanto sport legato al mondo dei disabili. Però la risposta al direttore. Certo. Ma no, credo che abbia ragione. Il presidente delle volte esagera in tutto per poter portare, ma al di là del reddito pro capite c'è anche la qualità dei servizi, come diceva giustamente. E quindi praticamente. Di che parliamo? Insomma, di che cosa stiamo parlando? Dai, su, mettiamoci una pietra sopra e speriamo che si risolvano le cose e tutte ste oramai ste diatribe, stagerelle che esiste venga. Quantomeno chiarita, ecco, e si mettono a disposizione dei biglietti per pochi, ma soprattutto per le famiglie più bisognose, per le scuole, per i ragazzi, per i disabili. Ma se non ci stanno bagno, diciamo, ma che stiamo parlando? Anche Luigi Mero, ai nostri microfoni, chiese di nuovo, diciamo, i biglietti per i suoi ragazzi a Voce delle Creature, al momento non più in grado, comunque insomma, non ha più la possibilità di andare allo stadio gratis come era prima, fino a qualche settimana fa. Superata questa situazione di festa, speriamo, sì, ok, fuori violenti allo stadio, ma dentro davvero le famiglie, i disabili e le persone bisognose, e non invece solo le famiglie ricche, perché alla fine solo le famiglie ricche in questo momento possono andare allo stadio. Ed anche allora, i tras corretti. Quello sicuramente. Quindi vogliamo sì uno stadio più civile, ma che possa essere più accogliente in generale. Esatto. Superata questi due mesi, perché due mesi ormai è festa, i biglietti vanno a ruba, per carità, lo capiamo la situazione del commercio. Così come capiamo le nostre esigenze pubblicitarie, direttore, resta con noi ancora qualche minuto con Enrico Fedele, 0816363. Ascolteremo tra un po' anche qualche parola di Luciano Spalletti. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Allora, sempre in diretta Dario Sarnataro con Manuela Castelli qui in studio. Stasera dalle 20 alle 21 Marte Sport della Sera. Vi ricordo, domani ovviamente, oltre che di mattina, di sera lo speciale su Lecce-Napoli. Intanto ha parlato Don Belé. Ha parlato Don Belé e ha rilasciato delle dichiarazioni a un quotidiano francese e dice: in merito al futuro, non conosco il mio futuro, molti tifosi del Tottenham mi chiedono di tornare, ma sarà una decisione che prenderanno i club. E poi dice: non mi pesa essere in prestito, anche se a volte noi calciatori veniamo trattati come merci. Sono felice di aver scelto il Napoli, con Conte non avrei trovato spazio al Tottenham, ero ai margini della squadra. E poi però un racconto sul suo approdo a Napoli, un racconto di folklore che non ci fa veramente tanto piacere. Dice: avevo un bellissimo orologio, quando sono arrivato i miei compagni mi hanno detto qui siamo a Napoli, è stato un piccolo avvertimento e all'improvviso l'ho fatto tornare in Francia, ma finora non ho avuto problemi. Questa cosa degli orologi, veramente solo a Napoli accadono queste cose. Sì, a Milano se giri tra la stazione e il Corso Umberto, anche altre parti, attenzione, devi ogni tanto abbassarti, perché o ci sono proiettili vaganti oppure c'è col mandolino, con veramente, come diceva Troisi, no? Può andare dietro la testa dei bambini, perché sono tutti quanti col mandolino in giro. Ma io quando vengo qui a Radio Marte scanso proprio su. Ma tu mangi solo pizza? È vietato mangiare altre cose, pizza o spaghetti? Solo pizza. Mi raccomando. Pizza. Va bene, andiamo dal direttore Fedele, ci sta? Il governatore del Vomero è con noi? Sì? Sì. Benissimo, c'è anche Angelo, buongiorno. Angelo? Sì, ci sono. Eccoti, ciao Angelo, buongiorno, no, vai, rapidissimo. Buongiorno innanzitutto, buongiorno. Io pensavo, e poi succede tutto questo, poi ci sono dei tifosi tedeschi che mettono a ferro e fuoco la città, è un questore che non pensa correttamente di dimettersi, però c'è il divieto delle bandierine e siamo tutti felici e contenti. Comunque, al di là di le battute, domanda. Di quello che dicevate prima, di sala, sui disabili. Che è successo? Ecco.
No, è crollata la linea. Perché dici qualcosa, magari mandaci un messaggio se non riesci, perché siete per fortuna nostra in tanti, al 339-666-9990. Cosa volevi dire a proposito dei disabili, che è un tema molto importante che teniamo molto a cuore, ma chiamateci ancora 081-636-333. L'orologio. Ce l'ho l'orologio, lo tolgo quando esco, perché sai. Ci sta Angelo, eccoti. Vai. Sì, è caduta la linea. No, dicevo, a proposito dei disabili, mi viene in mente una cosa. Le istituzioni che non ci sono, cioè su quest'ora la battuta già l'ho fatta, si doveva dimettere, non l'ha fatta, e lasciamo stare, però fai dividere i bandierini, non per tutti, perché come ci ha detto pure il presidente Milan Club Pozzoli, ha detto noi siamo entrati senza alcuna autorizzazione, e su questo sarebbe bene. Tra l'altro su questo discorso di Sabile, Angelo, perdonami, Francesco Emilio Borrelli, deputato Verdi Sinistra, ma nostro amico marziano, sostanzialmente ha pubblicato un video in cui appunto si fa vedere come un disabile incredibilmente deve entrare allo stadio, praticamente accompagnato e sollevato di peso da due persone, perché non ci sono le barriere architettoniche. Assolutamente. A proposito di questo, però domanda per Enrico Fedele, perché c'è il tempo che scorre. No, io la domanda alle istituzioni, cioè voglio dire, anche il sindaco, la stessa cosa che gli viene rinfacciato, cioè si prende quella bella cosa che dice ti do 20.000 euro, ti riparo io i danni, e sta zitta e non parla. Voglio dire, il De Laurentiis c'ha carta bianca, fa quello che vuole, questo voglio dire. Tra l'altro è atteso oggi, credo, è anche in corso il Comitato per l'Ordine Pubblica e Sicurezza, al quale partecipa, pare, anche De Laurentiis, direttore Felipe. Vabbè, deciderà. Grazie, lui per Angelo. Tutti, no, non lo so, però effettivamente la cosa è abbastanza curiosa, anche la sua partecipazione alla conferenza. Direttore Fedele. Ma guarda, oramai la sconfitta del Milan è diventata quasi un contorno a questa situazione dei tifosi. Delle molto volte sentita. Mi domando. Ecco, forse è anche un bene che si parli di questa cosa, che è una cosa seria, no? Perché non mettiamo, non appesantiamo la sconfitta, dice. Si sta esagerando, va bene? Sì. Abbiamo cominciato da quella, come ti devo dire, dalla partita con l'Eintracht, che non ho mai visto, dei tifosi quasi venire dalla Germania a fare un corteo non autorizzato, ma sembra una cosa, io ho qualche anno, qualche capello bianco, o meglio qualche capello nero, perché sono quasi tutti bianchi, mai visto una cosa del genere. Allora sarei un poco più, come ti devo dire, non lo so, accondiscendente, dimissione, cioè dovrebbero essere più comprensivi il presidente nel parlare meno, il silenzio è d'oro, lui che è affezionato ai soldi come tutti noi, lui un po' in più, ecco, sa che è d'oro, e gli altri pure a non essere sempre così accaniti. L'accanimento non serve a nulla, stiamo, come ti devo dire, imbrattando un bel quadro che tra poco sarà ufficiale, ma stiamo rendendo questa festa, che dovrebbe essere una festa generale partita da tanti mesi, invece sempre in una situazione triste, dove il tizio accusa il Caio e dove il Caio sta contro il tizio. Insomma. Tanto valanghe di messaggi per lei, direttore. Confermiamo ovviamente che alle 12 è arrivato De Laurentiis in prefettura per questo incontro, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ma De Laurentiis deve capire che lui non è né il prefetto né il sindaco del questore. C'è una divisione di ruoli che dovrebbe essere rispettata. Io vedo qualche intervista che vedo, e mi pare che De Laurentiis fa tutte e tre cose. Si va a trascimare in altri ambiti. Da chi glielo consente, poi magari oggi servito la sua presenza per altri motivi. Volte l'educazione o il riservo sembra quasi... magari serve la sua presenza oggi per altri motivi, lo scopriremo, però effettivamente sembra si dice, c'è appunto un po' per di l'organizzazione della festa scudetto. Abbiamo Franco al telefono. Ciao Franco, benvenuto su Marte. Buongiorno, sono Franco da Trapani, ma soprattutto da Calvizzano, perché Va bene, vai. Volevo porgere una domanda al dottor Fedele. Volevo sapere, lui è stato il direttore generale del Parma, ma è vero sta storia che i tifosi vengono foraggiati dalle società? E poi un'altra cosa. Io non credo che aspetta, Fedele, un'altra domanda così, un attimo su, un'altra domanda così facciamo entrambi insieme. No, l'altra domanda è questa qua, sono direttive del Ministero degli Interni, della Prefettura di Napoli, il presidente c'entra qualcosa con il divieto delle bandiere e degli striscioni? Perché mi sembra accentrarsi sul presidente, ma allora grazie Franco, grazie. Sulla prima
Io sono stato a Parma, ma sono stato anche a Salerno, a Benevento, a Calabria, cioè in Piazze Calde. Non è che se tu pensi che vengono foraggiati, oppure c'è una, c'è sempre una frangia di tifosi esagerati, però c'è sempre stato un colloquio, magari delle attenzioni, fare dei biglietti, come ti devo dire, a più basse quote, perché loro sostengono spese per i viaggi, degli aiuti che ci fanno. C'è sempre stato questo discorso, ecco, ma però da qua a dire, no, foraggiare come foraggiare mi sembra una parola un po' eccessiva. Forse in passato di più rispetto ad adesso. Ma questo non lo so, guarda, io sono abituato a non pensare a quelli che gli altri pensano come retropensiero. Se ci stanno lo dicessero e si vede, ma fino a che non ci sono delle prove, esatto. Io sono abituato, essendo stato in tante società, io sono stato amico di tanti, di tante persone, ma ognuno deve stare al suo posto. Ti voglio aiutare? Sì. E vieni un nucleo di 5 persone, pagate 3 biglietti, non cosa so del questo genere, cosa del genere. Ma queste che si fanno come fossero, come vai al supermercato, sì. Ti compri due cose, una non la paghi, insomma, ecco. Come... Franco, poi sul discorso bandiere siamo praticamente in chiusura. Ma il bandiere anche... mi sembra un po' su questo. No, ha fatto un po' di confusione. Ecco, detto... su questo mi è venuto qualche sospetto, perché fino adesso si mettevano le bandiere. Io voglio sapere una cosa: c'è stata una punizione fatta per gli agguati sull'autostrada? Sì. C'è stata una pena scontata? 2 mesi trasferiti. Per 100 delinquenti? Sì. Non so se mi sono spiegato. Sono stati fino adesso alle dichiarazioni fatte in contrasto con quelli che ha detto il questore, mi sembra strano, perciò bisogna indagare su questo, che non è mai stato chiesto un permesso né da anni dai napoletani e tantomeno dai laziali e tantomeno dai milanisti. Dai milanisti. Allora perché agli altri è stato consentito? Questa è la domanda. Va bene, andiamo all'ultimo tifoso per oggi. Bene. Abbiamo Gianni, benvenuto su Marte. Benvenuti, bentrovati a voi, auguri di una serena Pasqua a tutti quanti. E cambiamo Gianni, sono Gianni da Milano. Ciao Gianni. È sempre bello sentirvi a tutti quanti. No, la mia domanda nasce spontanea. Allora, per la prima volta ho portato mia figlia allo stadio e dice: vabbè, non c'è Osimeno, non fa niente, vediamo un pochettino il tifo. Non vede il tifo e dice: ma come, tu mi hai raccontato sempre di un tifo meraviglioso e adesso c'è questo. Detto, purtroppo non ci posso fare niente. Però la cosa che mi ha fatto male, e lo dico veramente a tutti quanti, è che quanto si fischia una curva, o curva A, curva B, quel che sia, e poi non si fischiano i cori che ci vengono fatti contro di noi, allora c'è qualcosa che non mi torna, ma nel vero senso della parola. Perché io a essere preso per i fondelli da 300-400 milanisti, i quali a loro volta adesso il 12 faranno, e lo so perché stanno a Milano con amici milanisti, mi hanno detto che faranno delle coreografie meravigliose. Io poi mi preoccupo che il 18 cosa faremo noi? Di nuovo con 300 persone che ci prenderanno per i fondelli perché i distinti e le tribune non ce la fanno a sopperire. Questa è una cosa veramente che mi fa male da napoletano che vive da 48 anni a Milano e che vengo sempre preso per i fondelli ogni volta. Questo è veramente grave. Forse non si capisce la diversità da chi abita a Napoli e chi abita veramente. No, vabbè, ma c'è questo. Grazie Gianni. Ti devo salutare perché siamo in mega ritardo, tra l'altro un tema che caldissimo, dovrebbe portarci a una risposta, a un ragionamento con il direttore Fedele di diversi minuti, e vediamo se il 18, abbiamo raccolto ieri una testimonianza nella curva A che chiederà a quanto pare, poi faremo sapere autorizzazione per bandiere, striscioni e quant'altro, coreografie per Napoli-Verona, vedremo come andrà a finire, una chiusura, una chiosa del direttore Fedele su questo? Mi sembra irreale. Mi è molto piaciuto un articolo fatto da Salvatore Caiazzo su Roma ieri. Sì. Dice: se venisse Kant a vedere una partita del genere, dice: ma che peccato, una città bella come Napoli lotta per la retrocessione. Ecco, stiamo facendo il possibile per inguaiare che cosa? Un grande spaghetto a vongole, chi ci ha messo il formaggio, chi ci mette il sale, chi ci mette. Cioè, stiamo facendo, ci siamo.
siamo maestri nell'autolesionismo. È vero. Siamo maestri nell'autolesionismo. Questo è purtroppo vero. È direttore, grazie, un abbraccio. Grazie. Buona giornata. Arrivederci. Grazie, buona grazie. Buona fedele. Grazie al direttore Fedele, anche perché poi vorrei capire i cuori famosi, Colera, eccetera, dei tifosi del Milan non sono stati sanzionati. In maniera adeguata, soprattutto. Va bene, siamo in chiusura assoluta. Una chiusura polemica. C'è Ciro Troise, collega, amico, e collega del Mezzogiorno, collega della Sera, anche in Naples, che sta qui con noi, ma per altri motivi ci è venuto a trovare, lo salutiamo affettuosamente. Grazie a Mario Parigiano in regia, grazie ad Emanuela Castelli. E grazie a Dario Sarnataro. Dalle 20 alle 21 torniamo con lo sport, Marte Sport della Sera, adesso invece Gigio e Marta con Sulle Mani. Ciao a tutti.